Pronti, prontissimi per una nuova creazione. Siamo pieni di idee in questi ultimi giorni, quindi allora abbiamo deciso di metterci all'opera. E niente, adesso praticamente arriveremo al punto di portare sempre in giro, ogni qualvolta andiamo da qualche parte, magari penna e taccuino, per buttare giù gli schizzi. E così ci è venuta un'idea e abbiamo buttato giù questo progetto praticamente, che adesso andremo subito a mettere in lavorazione. E i materiali che useremo saranno i seguenti. Allora, queste perline di varie sfumature di colore sono verde, un pochino più chiaro, verde più scuro. La catenella color oro, questo è ottone, vero Rick? Color oro. E niente, e poi abbiamo, ecco, non lo trovavo più, dico che fine ha fatto il protagonista. Praticamente questo ciondolo, questa specie di piastra, era il ciondolo di una vecchia collana che avevo, che niente, non mi piaceva più portarla così. Non so se ce l'avete presente, il collarino praticamente era fatto con il nastro di raso ed era diventato praticamente un po' logoro, niente, quindi non mi piaceva più e abbiamo deciso di riciclarla in questo modo. Il progetto dunque è questo. Adesso ci mettiamo all'opera e pian piano vi faremo vedere la collana passo dopo passo. Allora, stiamo iniziando a preparare appunto la nostra nuova collana. Riccardo sta praticamente preparando le perline, quelle più grosse, quelle che andranno qui. Eccole qua. Le prime due sono state unite insieme. Vengono unite l'una all'altra con il filo di ferro. In questo caso è filo di rame, non proprio filo di ferro. Adesso con lo stesso procedimento per quelle grandi stiamo preparando le perline più piccole, sempre di colore verde, ve lo ricordo, con una sfumatura diversa. E quelle piccole andranno messe sopra qui, vedete? Ecco qua. Sarà un'alternanza tra le perle e la catenella. Eccola. Poi ho in mente, perché la stilista sono io, cioè siamo tutti e due, però lui è praticamente l'artista, quello che poi li prepara materialmente, e io sono solo quella delle idee, comunque del progetto. Anche Rick fa parte del progetto, insomma, però diciamo progetta e fa la parte pratica, io della parte pratica proprio non me ne intendo. E ho in mente praticamente lo stesso modello, ma una versione estiva, perché guardando qui nelle varie buste che abbiamo, buste, contenitori, vecchi contenitori, ho trovato qualcosa che può essere utilizzato per una bella collana estiva, però magari dobbiamo ragionarci un tantino su. Tanto in settimana abbiamo fatto il rifornimento di nuovi materiali, adesso non ce l'abbiamo qui a portata di mano e quindi non ve li faccio vedere, però abbiamo tante altre idee. Il problema è il tempo, cioè Rick adesso ha molto tempo disponibile, però poi in quelle ore che lui è libero non ci sono io, che posso dunque fare le riprese. Ma non solo le riprese, vabbè, potrebbe gestirsele anche da solo volendo, però vabbè, non ci sono io con la mia voce. Vuoi mettere, insomma? Oh, in tanti ci hanno anche scritto perché non fate più i vlog, vi siete fermati, perché no, li avevo preparati i vlog, a dir la verità. Poi mi sono resa conto che erano tutte stupidaggini e quindi praticamente niente, è meglio proporre delle cose interessanti, proporre
tutto un fine settimana di quello che abbiamo fatto noi, non so, la classica passeggiata, quello che abbiamo fatto dentro casa. Mi sembrava un po' sciocco, ecco. I vlog vanno fatti se hai qualcosa di interessante, non so, vai da qualche parte, devi far vedere un posto. Diciamo che noi ci stiamo avventurando in questa esperienza di YouTubers, però praticamente ci dissociamo un po' dai classici, scusate, se mi ascoltano, vabbè, chi penso io? Niente, è stata una svista. I classici appunto canali dove praticamente non so, fanno vedere la spesa, queste cose qua. Ci è scappata fuori poi una volta la nostra spesa, ma era un video particolare, vabbè. E niente, poi stiamo registrando anche nuovi video per quanto riguarda la cucina, i piatti, appunto, le varie ricette. Poi alla fine anche questo possiamo dire che è un vlog, perché i nostri sono dei tutorial particolari, non è che stiamo lì seriosi a dire adesso faccio quello, adesso faccio quell'altro. Si ride e si scherza anche in questi tutorial delle collane. Voilà, è stato preparato anche questo. Allora, una volta preparati quelli grandi, quelle piccole, grandi e piccole, adesso andiamo a fare praticamente queste qui da 2 e da 3. Vedete? La nostra collana sta prendendo forma. Qui sarà appunto il ciondolo. Poi andremo con queste perline, le catenelle queste. Stiamo ora cercando di mettere questi fili appunto di rame per fare un fermo e soprattutto un collegamento tra il ciondolo e le perline. Ecco, adesso sono pronti gli agganci, vedete? Eccoli qua. E stiamo preparando le catenelle che faranno da punto di congiunzione tra le perline e il ciondolo. Pian piano la collana sta prendendo forma, eccola qua, vedete?
La particolarità dei nostri lavori sta anche nel fatto che non è che usiamo molti attrezzi appunto proprio specifici, sono delle cose semplici, abbiamo due pinze, questa e l'altra con la quale sta lavorando adesso Riccardo e niente, poi ci siamo muniti ultimamente della colla a caldo. Siamo arrivati proprio allo step finale, come vedete stiamo mettendo la catena d'aggancio, appunto, il terminale. È una catena un po' più massiccia rispetto alle altre, visto che poi andrà a sorreggere anche questo ciondolo abbastanza pesante. Eccoci qua, siamo giunti proprio alla fine, al termine della collana. Ci siamo riusciti, l'impresa è stata veramente un pochino difficile, anche perché dovevamo poi perfezionare alcune cose. Rick è veramente un perfezionista, un artista in questo genere, quindi insomma ha ritoccato poi nel finale alcune parti che non ci soddisfacevano affatto. Allora vi ricordo i materiali che abbiamo usato, la catena in ottone, quella di base per l'attacco, poi le catenelle, color oro, eccole qua, le perline verdi. Queste sono un pochino più grandi e queste più piccole, appunto per fare lo stacco. E poi questo ciondolo è un vecchio ricordo, un regalo che mi era stato fatto e apparteneva ad una collana praticamente il cui attacco appunto non era molto forte e quindi ho deciso praticamente di sfarlo giù e di riutilizzarlo praticamente in questo modo. Allora, io vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando sempre ai nostri appuntamenti, a altri video e altre appunto opere che faremo sul nostro canale YouTube, i Bijou di Rick, sulla nostra pagina Facebook e su Twitter. Vi aspetto, cliccate mi piace, invitate i vostri amici ad iscriversi e lasciate qualche commento se vi interessa e sfogliate le foto appunto dei lavori che si possono richiedere. Grazie a tutti, alla prossima!